buonasera da Lubi BPA Sport Center, da Giancarlo Esposto e Carlo Maria Audino. Siamo oramai una coppia indivisibile, no? Nonostante Carletto, no? L'abbiamo già detto, è il nuovo team manager dell'Aurora, ma la prima cosa che gli ho chiesto: non fare che mi lasci solo qui davanti al microfono, no? Intanto ti faccio i miei complimenti. Grazie Giancarlo, sei troppo buono e io non posso far altro che ringraziare. Questo è, diciamo, il nostro salottino privilegiato in cui quasi ogni domenica, ogni due di norma siamo a commentare queste partite, e stasera poi per mille motivi, Giancarlo, potremmo definirlo quasi un doppio esordio di campionato. Eh sì, diciamo che non è un derby di quelli storici per il basket jesino, il vero derby, mentre nel calcio jesino ancora hanno una lunga rivalità, il vero derby è quello con Fabriano, ma comunque avere di fronte Ancona dopo una ventina di anni, perché l'ultimo scontro risale agli anni 90, fa un certo effetto. Come fa un certo effetto vedere due nuovi tecnici, Raiola da una parte e Chizzinardi dall'altra parte, vedere i quattro ex che sono Casagrande, Giampiero e Magrini in casa in maglia jesina, e Gueglie dall'altra parte. Una sola vittoria per ancora Luciano Mosconi sino a questo momento, quattro vittorie per l'Aurora, ma non esistono partite facili, diciamolo subito. Assolutamente, anche perché a guardare il roster della Luciana Mosconi si può tranquillamente dire che la classifica non rende merito a un roster comunque competitivo, comunque con pezzi pregiati su tutti, senz'altro Simone Centanni, uno scorer tornato dalla seconda stagione, che è tornato nella sua casa, lui è di Ancona, è cresciuto con questi colori, e poi Usman Gueye, l'ex di Iesi, un ex con tanta due alle spalle, e poi anche, senza dimenticare ovviamente Ferri o non volere nulla agli altri, però anche un giocatore secondo me potenzialmente molto sottovalutato come Timperi, che a questo livello è veramente un giocatore che può cambiare le partite con un atletismo e una prorompenza fisica notevole. In più mettiamoci che l'anno scorso ha dimostrato tutte le sue doti vincendo il campionato Orzi Nuovi in un sistema quasi liceale anche per il modo di giocare. Quindi seguiamo il derby, questo derby tra Iesi e Ancona, prima palla a due conquistata dalla formazione ospite. Un'occhiata veloce agli starting five, poi commenteremo ovviamente il match. Centanni, Ferri, Quaglia, Gueye, Rinaldi per la Luciano Mosconi. Intanto Centanni da tre, esce da un blocco ma poi non trova la conclusione. Dall'altra parte, mentre Migliori porta palla sull'altra metà campo, Bottioni, Lovisotto, Casagrande, Migliori, Magrini. Prima azione di attacco di Iesi e subito primi due punti per Casagrande. Eccellente uso del perno. Assolutamente, poi eccellente uso dei centimetri, anche se sono solo 8, comunque fanno la differenza contro Usman Gueye, che in questa prima azione viene appunto schierato da numero 4, e vedremo tante volte probabilmente, o meglio a marcare anche il numero 4 avversario, vedremo tante volte come Ancona può permettersi di giostrare Rinaldi e Gueye indipendentemente da 3 o da 4, come del resto può fare Iesi con Migliori, Casagrande, e anche poi dalla panchina Marco Micevic. Tanta attenzione alla tripla, non va per Ancona, però c'è un rimbalzo, un extra possesso, Ferri poi ribalta per Gueye, attenzione, Gueye mette subito il suo marchio di fabbrica, giocatore che da quelle distanze si è in giornata, e lo abbiamo visto diverse volte in giornata quando giocava con la maglia dell'Aurora, può essere molto pericoloso. Intanto seguiamo subito il bel fraseggio tra Bottioni e Casagrande, quarto punto per il capitano jesino Casagrande, e vedo già che stai segnando sul taccuino questa azione che andrà sicuramente sulle azioni che verranno dedicate a questa partita. Intanto bel movimento, poi si scompone un pochettino, forse rischia anche l'infrazione di passi Guaglia, e si continua a giocare più uno Ancona, 8-17 nel termine di questo primo quarto.
palla per Lovisotto, gioca molto lontano da canestro, Magrini da tre, non era molto il ritmo in questa occasione, però per un tiratore come lui, quando c'è bisogno, l'abbiamo visto anche domenica scorsa, si tira quando c'è quel mezzo metro di spazio. Magrini, giocatore che può accendersi da un momento all'altro e sa qualcosa, proprio Cento, che per quanto poi sia riuscito a strappare la partita, ma ha rischiato davvero con Iesi che, spinta da Magrini, è riuscita a volare addirittura sul più 7 a inizio ultima frazione. Qualche difficoltà, Bottioni attacca bene, ma la veste tiro non trova il fondo del canestro. Extra possesso, Migliori sulla linea di fondo, trova completamente libero Casagrande, esita per un attimo, palla ancora Migliori, 4 secondi, c'è bisogno di tirare, allo scadere Bottioni da 3, non prende nemmeno il ferro. Subito transizione offensiva di Ancona, abbiamo visto come sia cambiato anche l'atteggiamento dell'Aurora, ossia uno dei, guarda, analizzando anche la partita di Cento, transizione primaria, ok, poi si ragiona, si cerca il miglior tiro possibile sfruttando ogni secondo dei 24 che si ha a disposizione. Sì, anche perché non si può sempre andare di corsa alla Garibaldina. Iesi ha come dote, come una delle doti principali ovviamente, il gioco in velocità, che normalmente nasce dai recuperi difensivi o dai rimbalzi, però ovviamente a volte si deve anche attaccare con la difesa schierata. Intanto vediamo questo attacco di Ancona, mamma mia, qui forse c'era un'infrazione, si continua a giocare, poi la palla a due con il possesso che è per Iesi, una brutta gestione di Rinaldi, tra l'altro fratello d'arte come si suol dire, e noi siamo molto affezionati a Tommy Rinaldi, che troveremo come avversario, poi c'è questo derby tra fratelli che, no, è sempre un po' suggestivo se vogliamo. Assolutamente sì, in questo caso Rinaldi, gran tiratore, ottimo soprattutto sugli scarichi, ha mostrato qualche limite nel cercare la soluzione dal palleggio, è quello che non gli riesce di fare molto bene. Iesi deve cercare di costringerlo a mettere palla a terra. Dall'altra parte bravo Casagrande a vedere questo mismatch, Lovisotto attacca al ferro, anche un po' di sfortuna, a rimbalzo cerca Iesi di lottare, ma la palla la strappa a Quaglia, nuova azione offensiva, palla per Ferri, arresta il tiro, è uno dei tiri che lui può mettere, non va al rimbalzo, suppongo c'è stata, è così, l'arbitro conferma, una spinta di Quaglia, primo fallo per il numero 14, ex tra le altre anche della Bertram Tortona, primo fallo di squadra anche per Ancona, nuovo possesso per l'Aurora, un 5-4 quasi tennistico per non dire calcistico, Giancarlo. Eh sì, parecchi errori al tiro da parte delle due formazioni, ora c'è un errore però nella gestione del possesso da parte di Magrini, vola subito ancora dall'altra parte Gueye, l'errore di Gueye, poi Magrini si ritrova la palla tra le mani, Casagrande subito dall'altra parte, non ha più lo spazio per andare in penetrazione, fuori per Bottioni, pick and roll con Lovisotto, Casagrande da tre, l'errore di Casagrande e non va neanche in questa occasione, parecchi errori al tiro e squadre che non riescono ancora a trovare soluzioni efficaci. Ora Gueye si va a cercare fortuna a centro area, forse un contatto sulla partenza, lo fischiano gli arbitri, dall'altra parte qualche difficoltà per Casagrande, Magrini non va neanche questa e si lotta per il rimbalzo. Direi che non è un bel inizio, ma ci sta anche questo in una partita importante per tutte e due, non dimentichiamolo, e subito dall'altra parte la tripla messa da Ferri e quindi Cent'anni, pardon, più 4 Ancona, 5-10 dal termine di questo primo punto. Qualche difficoltà offensiva però per l'Aurora, troppo spazio, più che altro Giancarlo mi permetto di dire, troppo spazio per un giocatore come Cent'anni. Lovisotto dall'altra parte perde completamente il controllo del pallone cercando un sinigancio di destra, Quaglia ci prova anche lui dalla lunghissima, non va. Tante conclusioni dalla lunga, un inizio come hai detto giustamente abbastanza nervoso, anche perché lo sappiamo, Ancona non vince dalla trasferta di Porto Sant'Elpidio, Iesi non vince se non andiamo errati dal derby con Civitanova, per cui sono entrambe due squadre che hanno tanto bisogno di questi due punti, una per ricominciare e rientrare nella zona playoff, l'altra per cercare di risalire una classifica che al momento la vede fanalino di coda.
E subito Giampieri, Giampieri esce dalla panchina, una frazione di secondo, il cronometro si è mosso appena già il primo canestro, però in questa occasione direi che la difesa della Mosconi non ha lavorato bene. Tra l'altro Giampieri non è che sia uno sconosciuto, un giocatore che tutti conoscono nelle Marche e come detto uno degli ex. Attenzione Cent'anni, l'uno contro uno e c'è il fallo ingenuo, perché c'è il canestro valido, perché bella l'azione di Cent'anni, il fallo dovrebbe essere di Lovisotto ed è il terzo fallo di squadra europea, quindi vengono confermate le difficoltà di cui parlavo, no? Iesi non riesce a coprire bene gli spazi, troppa libertà per i giocatori ospiti e il più 3 che può diventare più 4 per la Luciano Mosconi. In questo caso su un giocatore come Cent'anni è stato doppio l'errore, intanto di dargli tanto spazio e arrivare con le gambe non perfettamente piegate sul close out e poi diciamo arrivare a dare la, come, se, come possiamo dire, noi la chiamiamo la staggiata, ossia se c'è da fare fallo non far tirare l'avversario, una doppia ingenuità che costa tanto, che diventa ancora più pesante con la palla persa di Migliori, brava Ancona ad anticipare le linee di passaggio della squadra aurorina. Primo cambio anche in casa Luciana Mosconi con l'esordio del numero 41 Baldoni a rilevare l'altro lungo Quaglia e subito Baldoni con una reverse che di solito è uno dei suoi movimenti. Baldoni che ricordiamolo è anche un ottimo tiratore, una mano molto morbida specialmente dai 4 metri dalla sua posizione preferita che se non ci ricordiamo male è quella del, tra metà tra l'angolo e il mezzo angolo, e anche un buon tiratore da tre, una discreta minaccia per la difesa aurorina. Ed è andato subito a concretizzare quello che dicevi tu, meno 6 e c'è subito time out per coach Chizzinardi. Si torna a giocare, intanto Micevic prende il posto di Lovisotto, un inizio un po' incerto da parte del lungo Iesino, del resto Chizzinardi ha una panchina diciamo abbastanza lunga, diverse alternative, intanto un po' di pressione su questa rimessa da parte di Guegni, ma riceve abbastanza agevolmente Bottioni. Iesi deve recuperare 6 punti, 7 a 13, a 3.35 dal termine di questo primo quarto, il fallo di Guegni va a spingere su Giampieri. Beh, direi che il secondo fallo probabilmente di quelli, una ingenuità perché si è visto chiaramente che stava cercando di crearsi un varco e si è appoggiato al corpo di Giampieri, non è molto d'accordo con gli arbitri, ma sinceramente non credo che ci sia nulla da dire in questa occasione. Intanto Marco Timperi in cambio per Luciano Mosconi e Ancona, un inizio molto molto incerto e difficoltoso per l'Aurora, appena 7 punti segnati in poco più di 6 minuti, vedete ancora una palla persa da Migliori, mamma mia che brutta Aurora in questo inizio. C'è tempo per rimediare ovviamente, ma c'è anche il rischio di dare consapevolezza e coraggio alla formazione ospite. Intanto attenzione di nuovo Cent'anni e qui stiamo soffrendo in maniera smisurata, 7 a 16, meno 9, ti aspettavi questo inizio? Poteva starci Giancarlo, se guardiamo l'andamento della partita scorsa di Ancona, è partita al primo quarto con un 19 a 4 contro Cesena, salvo poi trovare diverse difficoltà e allo stesso tempo non riuscire a trovare e a risbrogliare poi il bandolo alla matassa.
sta di fatto che Chiesi inizia ad avere, a vedere dilatarsi il passivo, e con questo tiro di Rinaldi che poteva essere molto pericoloso perché avrebbe significato il più 12, deve riuscire a ritrovare le sue armi, soprattutto come visto a centro, deve riuscire a partire dalla difesa per trovare canestri facili. Questo non lo sembra, ma lo è, perché è stato un tiro costruito, un tiro in ritmo. Franco Migliori, prima tripla bersaglio, Chiesi riaccorcia. Esatto, sottolineo anch'io tiro costruito, che è quello poi che dovrebbe fare l'Aurora, che ha queste nelle corde queste soluzioni. Dovrà trovare un po' più di continuità. Intanto seguiamo questo attacco da parte di Ancona, e meritava forse il canestro in questa occasione. Timperi non è molto fortunato, però Chiesi non presidia bene il pitturato, c'è un altro possesso gestito da Ferri, Baldoni, poi ancora attenzione Centanni, e questa volta non trova la via del canestro. Intanto Migliori cerca di premere sull'acceleratore, nessuno lo va a fermare, poi però Migliori trova una brutta conclusione, e Chiesi sta giocando veramente quasi con il freno a mano tirato, perché non riesce a dare continuità alle soluzioni che riescono sempre molto, molto meglio. Intanto una brutta conclusione di Rinaldi, direi che in questa occasione forse Ancona. Intanto vediamo Giampieri in angolo, la tripla, e c'è time out per Aiola, ma Ancona ha avuto la colpa di non provare ad allungare, e Chiesi si riporta sul meno 3. Stefano Raiola ha chiesto giustamente time out, perché Ancona si è asciupato la possibilità di tornare sul più 9, sarebbe stata un'altra situazione a suo vantaggio, con un tiro un pochettino forzato da Rinaldi, che in quel momento forse non ci stava. Chiesi ha recuperato qualcosa, meno 3, stiamo per entrare nell'ultimo minuto di questo primo quarto. Poi sicuramente Ghizzinardi cercherà di tirare un pochettino le fila della sua squadra, che sino a questo momento non si è espressa molto bene. Ma l'ultimo attacco, il penultimo attacco, quello dello scarico di Bottioni in angolo per Migliori, significa che Chiesi può comunque costruire quelle soluzioni e provare anche a ribaltare un pochettino la partita. Intanto attenzione, un'altra forzatura da parte di Centanni, forse si è un po' ingolosito dopo le due triple iniziali. Buon per Chiesi ovviamente, Carletto, ma diciamo che poteva anche questa palla gestirla meglio. Intanto la percussione, poi fuori per Micevic, l'avvicinamento a canestro, riesce a ruotare molto bene, in angolo per la tripla, Giampieri, parità. Magrini, scusate qui. Giampieri ci ha abituato bene, però. Era anche la stessa posizione, Giancarlo. Era anche la stessa posizione della tripla precedente. Qui arriva un fallo. Magrini non è molto d'accordo, ma sì. non deve innervosirsi. È soltanto il primo fallo. È anche un fallo molto ben speso, perché Chiesi non era in bonus. Quindi spezza il ritmo offensivo della Luciana Mosconi. Centanni, permettimi di dire, lo conosco molto bene, siamo coetanei, e lui e Achille Polonara sono stati i miei incubi più grandi. Ti assicuro che Simone è sempre stato questo giocatore, ed è forte proprio perché è rimasto sempre questo giocatore. Sì, sono d'accordo, è un gran prospetto, è uno di quelli su cui Raiola dovrà puntare per portare in salvo la sua squadra. Sta per scadere il tempo, niente.
De Marchi esita e finisce il, anzi no, un finiscono i 24 al contrario, un secondo e 8 decimi per l'ultima conclusione dell'Aurora, sicuramente molto improbabile e difficoltosa. Comunque, per dovere di cronaca, seguiamo anche questa azione. Si opterà probabilmente per un passaggio lungo, ammesso che, e poi tra l'altro, ecco, Ancona ha un fallo da spendere, per cui immagino che forse il miglior successo sarebbe far spendere un fallo a qualcuno dei giocatori di Ancona, non tanto andare al tiro, perché la vedo molto difficile. Beh, non è nulla è impossibile, perché sappiamo che anche un secondo e 8 nella pallacanestro possono essere molto lunghi. Diciamo che è molto difficile, Casagrande nemmeno si accorge che mancava un solo secondo. Il primo quarto va in archivio sul 16 pari, poco male che non sia stata tentata questa conclusione. Per Iesi il bicchiere può essere, può iniziare a essere mezzo pieno, perché con un parziale di 9-0 è riuscita a rimettere immediatamente la sfida in equilibrio. Eccoci di nuovo qui per il secondo quarto. Le statistiche dicono che Ancona ha avuto la possibilità di tirare 4 volte in più dell'Aurora. Cosa può significare questo? Beh, 4 tiri in più sono, diciamo, a seconda della, del range del tiro, possono essere punti in più non sfruttati. Più che altro c'è questo equilibrio, ma solo per l'ultimo tiro da 2 effettuato dalla Luciana Mosconi, perché c'è stato un attimo in cui i tiri da 3, le conclusioni da 3 anche mandate a bersaglio erano più di quelle da 2. 11 conclusioni da 3 per Ancona, 8 contro le 8 di Iesi, le stesse 8 sono le conclusioni da 2 della Luciana Mosconi, quindi su 19 tiri una netta predominanza del tiro da 3. Iesi per contro in questo inizio, oltre a collezionare la quarta palla persa della partita, in questo caso con Casagrande che perde la maniglia, è partita un po' come a 100, tirando molto meglio da 3, 4 su 8, un ottimo 50%, fermandosi ad un soltanto 2 su 7 da dentro l'area, diciamo. Certo, l'esperienza insegna che un'Aurora come quella di quest'anno comunque può cercare di giocarsela fino alla fine, cosa che abbiamo visto in tutte le occasioni in cui ha perso, a parte Faenza, che è stata una giornata sicuramente storta. Intanto Casagrande fuori per Magrini, a centro area per Micevic, revers di Micevic, una prodezza anche questa, però attenzione dall'altra parte, subito la replica di Tim Peri, si mangia un'occasione importante. Intanto Micevic lo lasciano tirare, tripla, anzi dicono due gli arbitri, è preso dall'entusiasmo, non ho seguito la mimica degli arbitri. Intanto Giacchè va a recuperare palla su De Marchi, attenzione Giacchè, c'era il fallo, non lo fischiano, beh, incredibile, però
tutto finisce bene, perché Iesi si porta sul più 6 con un micidiale 6-0 e c'è time out per coach Raiola. Intanto si fa sentire il pubblico di casa, credo che un migliaio di spettatori questa sera ci siano, occhio e croce, abbiamo perso il colpo d'occhio di quando superavamo abbondantemente i 2.000, se non addirittura i 3.000, ma questo non vuol dire niente, ovviamente è un pubblico che va riconquistato, la società ha riconquistato direi la fiducia comunque della Iesi Sportiva ripartendo da zero. Ora la squadra deve fare il resto. Intanto ancora De Marchi e qualche difficoltà con Giacchè, un peperino niente male il nostro Giacchè. Intanto Puegli e fallo, infrazione dei passi. Beh, direi che qui allora hanno rischiato sia Guegli che il nostro Giampieri su questo contatto, perché eravamo proprio al limite del fallo in attacco, visto che Guegli ha allargato il braccio, e anche il fallo di Giampieri, ma diciamo salomonicamente c'è, cioè, questa infrazione di passi. Sì, si è come in un'operazione matematica, si è semplificato tutto fischiando passi, e comunque il pallone è in mano all'Aurora, un'Aurora che perde lo stesso Gueye, che porta via il pallone a Giampieri e va a regalare l'assist a Timperi, questo canestro che chiude un parziale di 15-0. L'avevamo detto, ancora una partita 19-4 con Cesena, toccato anche il più 15, poi si è fatta rimontare ed è caduta di 12 lunghezze. Questa ancora può essere attaccata. Permettimi di dire, mentre Giampieri fa esplodere ancora l'Ubibanca Sports Center, terza tripla su 3 tentativi. Diciamo che i due ragazzini, De Marchi e Giacchè, si conoscono molto bene, si sono già affrontati tante volte nelle giovanili. D'altra parte, seconda tripla per Usman Gueye, botta e risposta e di nuovo meno 4 ancora. 6 minuti e 55 al termine di questo secondo quarto, palla per Micevic e ancora il più 6 in favore dell'Aurora. Intanto sul cubo del cambio Ferri, pronto per entrare in campo, Raiola gli sta spiegando qualcosa. Gueye, attenzione, non perfeziona uno contro uno e butta via un importante pallone. Intanto Giacchè protegge palla e non è molto fortunato. Vediamo intanto il fallo, forse di Casagrande, che si era a contatto con Gueye. Fallo fischiato a Casagrande, dovrebbe essere il secondo fallo per lui. Non è una bella notizia, però ci può stare anche questo. 6 punti di vantaggio Aurora, 6-31 a riposo lungo. E direi che quantomeno Iesi ha respirato importanti boccate d'ossigeno, ma la partita è lungi dall'essere chiusa, perché la Luciana Mosconi, come hai detto anche tu, ha comunque i numeri per poterla riaprire, ecco. Per Iesi ci auguriamo che non sia così, però dobbiamo obiettivamente dire che Ancona ci darà del filo da torcere. Assolutamente sì, poi in questa nuova versione con Raiola in panchina conosciamo tutti il tecnico anconetano, sia da giocatore che soprattutto da allenatore. L'anno scorso ha vinto il campionato a Pescara, tanto ottima la reazione di Iesi, e intanto Timperi va a stampare Casagrande. Lo sappiamo che questo ragazzo ha grandi doti atletiche e da un possibile sovrannumero ce ne usciamo con un 2+1 per Ancona. Disattenzione doppia su Timperi. Timperi, giocatore che va molto molto bene a rimbalzo in attacco, l'abbiamo visto, non perché in questa situazione sia riuscito a trovare un 2+1, ma proprio perché lo confermano anche le partite e le precedenti uscite.
Doppio errore, dicevamo, perché oltre a regalare il rimbalzo offensivo è stato regalato il canestro e anche il fallo, con la possibilità per Ancona di tornare potenzialmente anche a solo un possesso di distacco. Pensare che Jesi aveva recuperato un bel pallone nella precedente azione difensiva, più per una disattenzione di Guei, e poi Casagrande non ha trovato la spinta sulle gambe per andare a chiudere il contropiede, dando la possibilità all'avversario di stopparlo, con un grande gesto, dobbiamo dire, difensivo. E Jesi, dalla possibilità di un più 8, a questo punto si trova con soli 3 punti di vantaggio. Ma l'abbiamo detto, ecco, addirittura un altro errore di Giacchè, Guei vola e c'è time out chiesto dalla panchina di casa sul più 1. Due situazioni negative per l'Aurora, che si vede ora risucchiata dall'avversario, un solo punto di vantaggio a 5.46 dal termine del secondo quarto. Torna in campo Migliori, e già che è ancora in campo, e beh, direi che è giusto dargli ancora fiducia. Una palla persa, ma qualcosa non è funzionato, anche perché non c'è stata l'azione di backdoor che serviva probabilmente per uscire fuori dalla linea di passaggio che era stata chiusa bene dalla difesa. Intanto Giacchè, poi Giampieri, tiro piazzato di Giampieri, questa volta non va, riparte Luciano Mosconi ancora. Ferri braccato da Giacchè, Ferri che ha preso il posto di De Marchi, bello il duello con Giacchè. Intanto dall'altra parte l'uno contro uno di Timperi, poi lo scarico, quindi Baldoni da distanza ragguardevole. Qui però non funziona l'azione di rimbalzo, il sorpasso. Lo hai detto, e a questo punto lo confermano i fatti. Timperi, buon rimbalzista offensivo, porta la sua squadra sul più uno, 28-27. 5 minuti da giocare in questo secondo quarto, che era iniziato molto bene. Ora l'Aurora ha un pochettino di impaccio per andare a cercare una soluzione. La tripla di Giampieri, però anche questa non è un'azione costruita bene, al di là che Giampieri ha come qualità anche il tiro da tre, però direi che qualcosa non è andato, cioè non è stata un'azione costruita per questo tiro, direi. Doppio cambio in casa Aurora. Prima di commentare l'azione, esce Giacchè, un Giacchè assolutamente positivo, perché vanno registrati, oltre ai due punti, anche le due palle recuperate, il rimbalzo catturato. Un ottimo impatto di Noah Giacchè in questa partita, e insieme a lui torna in panchina Giampieri. Coach Ghizzinardi alza il quintetto inserendo Bottioni e facendo tornare sul parquet Lovisotto. Diciamo che il tiro di prima è figlio di una staticità dell'attacco jesino, che non è riuscito a trovare quello per cui, diciamo, era stato congegnato. Ci vorrebbe forse un pelo in più di pazienza. Mancavano 9 secondi, abbiamo detto, come nei primi attacchi siamo l'Aurora è arrivata a tirare anche negli ultimi 2-3 secondi dell'azione, perché un tiro migliore è sempre possibile trovarlo. Le forzature dovremmo lasciarle agli ultimi secondi in emergenza. Tanto fallo, c'è un fallo dall'altra parte, Lovisotto cerca il tentativo da due, aveva un piede sulla linea, non va, ma era un buon tiro, c'è un rimbalzo offensivo, come diciamo sempre, un tiro ben congegnato ha possibilità di trovare un rimbalzo in attacco. Magrini mette in ritmo Bottioni, anche lui piede sulla linea, il risultato però è la palla nel
Cestello è dunque contro sorpasso Aurora quando siamo entrati negli ultimi 4 minuti di gioco. Eh sì, serviva come il pane questo, però attenzione, Ferri lasciato solo e forse era da annullare il canestro, c'è stata interferenza. In effetti è così, però gli arbitri non sono di questo avviso. Più due, Luciano Mosconi ancora, andrebbe rivista questa azione perché mi sembra che ci sia stata interferenza. Intanto ancora Bottioni, poi fuori per Migliori e fallo, fallo commesso dalla difesa, nel caso specifico commesso da Cent'anni, primo fallo per lui, nulla di grave per la sua squadra. Due punti di vantaggio Luciano Mosconi Ancona, l'attacco, palla in mano all'Aurora Iesi con 14 secondi di possesso, se ne carica Migliori, poi esce dal blocco e riceve Bottioni, Micevic, bella sotto per Migliori, un gioco da ragazzi per il nostro Franco. Attacco costruito di blocco contro blocco, Micevic che tecnicamente è una guardia, da una palla perfetta a Migliori, Migliori deve solo appoggiare, nuova parità con un'altra grande difesa di Micevic che sporca il possesso a Quaglia, Magrini va fino in fondo, viene stoppato fallosamente da Timperi. Timperi aveva stoppato clamorosamente Casagrande prima, ha detto adesso ne tiro un'altra, solo che in questo caso ha colpito solo il braccio del numero 99 arancio blu. Ti do una pillola statistica, Giancarlo, primi due tiri liberi dell'Aurora in tutta la partita ne sono stati tirati soltanto due, quelli di Magrini saranno il terzo e il quarto tiro libero complessivo di tutta la partita. Beh, questo testimonia un pochettino anche le difficoltà offensive di Iesi, che non è andata mai ad attaccare il ferro, ha preferito attaccare dal perimetro, quindi staremo a vedere se cambierà qualcosa. Con Lovisotto si può lavorare un pochettino anche sui pick and roll, vedremo se Iesi sfrutterà questa arma. Intanto primo errore da parte di Magrini, mette il secondo tiro libero. Tornando all'azione prima di Migliori, è stata una chicca quel canestro, perché chi ha visto l'azione in TV avrà notato come Migliori non ha avuto neanche bisogno di guardare il canestro, il suo fiuto l'ha portato a tirare senza guardare il canestro. Rivedete l'azione perché veramente questo testimonia. Intanto il fallo della difesa, credo, ma mi sembra che ci sia stata una gomitata da parte di Timperi sul difensore, su vediamo, quindi il fallo viene attribuito a Bottioni, ma credo che ci sia stato un uso illegittimo del gomito in questa occasione. Comunque qualche protesta di rito anche da parte della panchina iesina, e ci sarà una rimessa dal fondo per la formazione ospite. Intanto Bottioni si lamenta un pochettino, del resto non c'è la possibilità di rivedere l'azione, no, addirittura due tiri liberi perché forse aveva già raccolto il palleggio, quindi doppia beffa direi per Bottioni. Vabbè, andiamo a vedere intanto cosa riesce a fare Ferri dalla lunetta, il primo tiro libero va e quindi siamo sul 32-32, a 2 minuti e 50 esatti dal termine di questo secondo quarto. Assegna anche il secondo tiro libero di Ferri e la rimessa dal fondo, attenzione, mamma mia, spero non si sia fatto male, uno scivolone da parte di Micevic, è rimasto un attimo fermo, vediamo, spero che non si sia, beh, un pochettino forse si è spaventato Micevic, lì per lì sì, sembrava essersi fatto male. No, è perché è una combo, scusate questa che sembra una brutta parola, però è la combinazione tra gli adesivi che non sono, molto spesso non sono amici dei giocatori, e una qualche disattenzione forse dei ragazzi che dovrebbero asciugare il campo. Lì c'è finito per terra Bottioni proprio la precedente azione, c'è stata la pausa ai tiri liberi. Micevic probabilmente già è molto scivoloso l'adesivo, in più bagnato, ha sentito proprio scivolare la gamba, ma Marco è in piedi sotto canestro, quindi nulla di grave, solo un piccolo spavento. Proprio lo stesso Micevic a ricevere nel mezzo angolo, movimento da altri tempi, che però non trova nemmeno il ferro. Già dall'altra parte Ancona, attenzione, troppo spazio per Cent'anni, finisce per le terre Baldoni. C'è un fallo fischiato alla difesa iesina, è il secondo fallo di Magrini, se non andiamo errati.
fischio un po'. C'è stato un leggero appoggio del braccio, come se fosse semplicemente un body check, Giancarlo. O almeno questo è sembrato a noi da una posizione molto più alta rispetto al campo. Noi non siamo abbastanza lontani, però la nostra percezione è stata quella. Iesi esaurisce il bonus, cambio anche per evitare il terzo fallo di Magrini. Intanto è il momento di Ferri, striscia da 7 punti per il numero 10 della Luciana Mosconi, e questi 7 punti valgono il più 3 per gli ospiti. Bel canestro di Ferri, dobbiamo dire, ha preparato molto bene la conclusione. Intanto Giampieri, 3 punti da recuperare Aurora a 2 minuti dal termine di questo secondo quarto, ma vedete l'attacco non è molto fluido. Ora una deviazione da parte di Baldoni e appena un secondo e 57, scusate, no, un secondo segna il 24, 1,57, non abbiamo visto bene perché eravamo in un'angolazione che non ci permetteva. Ora ci sarà sicuramente una conclusione da 3 o forse un passaggio alto per Micevic. Si lavora sui blocchi, migliori subito. Ma come? Non ha fatto in tempo a toccare la palla Migliori, che è partita la sirena. Erano un secondo e mezzo, guarda, io sono veramente esterrefatto. Non ha fatto in tempo a toccare la palla Migliori ed è quello il momento in cui parte il cronometro. Speriamo che questa disattenzione del tavolo, li vedo parlottare tutti e tre, chissà cosa staranno dicendo, che questa disattenzione poi non influisca sulla partita. Però sinceramente la cosa è apparsa molto molto strana. Intanto l'attacco di Ancona, 9 secondi di possesso, attenzione la tripla, e qui però Iesi non ha difeso bene, di nuovo più 6 Ancona e di nuovo l'Aurora che soffre. Tanto spazio su Timperi, che comunque va detto non è un tiratore, però lo sappiamo bene, siamo giocatori anche tu e io, e quando un giocatore entra in ritmo, quando un giocatore è carico, beh, diciamo che poi si riesce a prendere e a mandare a bersaglio delle conclusioni che non sono proprio nel suo bagaglio. Tanto spazio per Iesi, c'è Giampieri che prova a rispondere con la stessa moneta ma non trova nemmeno adesso il canestro. Momento di rottura prolungata per l'Aurora, che rischia di costare tanto in termini di passivo di distanza dagli avversari. Ferri in post basso può tenere molto bene Bottioni, lo scarico fuori per Baldoni, bravo Micevic sul close out, bravo anche a difendere, si stende Baldoni, non trova il canestro, Migliori conquista un ottimo rimbalzo, palleggio, arresto e tiro, può metterlo ma non va a bersaglio. Si resta dunque sul 38-32 quando mancano 40 secondi quasi circa al termine. Presumibilmente ci sarà un possesso per parte. Ferri gioca con il blocco, poi inciampa sul pallone e probabilmente involontariamente con la gamba di Micevic si lamenta coach Raiola. Il risultato è comunque la palla persa per la Luciana Mosconi e Iesi gestisce l'ultimo possesso del suo secondo quarto. Sì, ci sono 4 secondi di discrepanza, però intanto Migliori fuori per Giampieri, 9 secondi, 8, poi ripeto pochi secondi, e fallo commesso da Baldoni in ingenuità, perché una manata sul viso di Giampieri che permette all'Aurora di tenere palla per questi ultimi 10 secondi. Fallo molto, ci sono tutti liberi perché anche Ancona ha esaurito il bonus. Quindi paradossalmente un fallo speso bene a questo punto, perché aumenta i secondi a disposizione per la Luciano Mosconi. Quindi 10 secondi, Iesi non potrà commettere fallo. Intanto è fondamentale che Giampieri colpisca dalla lunetta, poi Iesi dovrà difendere cercando di non subire canestro. E torniamo purtroppo sugli standard di qualche settimana fa, quando nelle prime partite Iesi sbagliava molto dalla lunetta. Secondo tentativo per Giampieri, questa volta va. 10 secondi, 5 punti di vantaggio Aurora. Bisogna fare attenzione, difendere e possibilmente non commettere fallo. Palla affidata a Ferri, va subito lui alla conclusione.
e Sciupa forse un paio di secondi in più li avrebbe avuti, però buon per Iesi, si va a riposo con la Luciano Mosconi Ancona, che sino a questo momento ha fatto qualcosa in più di Iesi. 5 punti di vantaggio, 38-33.
Torniamo di nuovo qui in postazione l'UBBPA Sports Center di Iesi. Ah, intanto sì, un saluto a Tamperi, il campione, lo vediamo su nella curva occupata dai tifosi del Luciana Mosconi, una presenza che non, diciamo che si rinnova, perché era stato qui anche tempo fa a fare il tifo per l'Aurora in quell'occasione e ora giustamente fa il tifo per la squadra della sua città. E, diciamo, primi 20 minuti nei quali diverse cose non sono funzionate, ho visto più canestri di Ancona come seconda opportunità, ho visto un Lovisotto che ancora non riesce a ingranare, 0 su 3 al tiro, nessun rimbalzo per un giocatore come lui, significa, è un sintomo ancora di una serata imperfetta. Tra l'altro giustamente Chisinardi lo rischia, lo rimette in campo confermando il quintetto iniziale con Giampieri però al posto di Magrini. E andiamo a vedere cosa riuscirà a fare l'Aurora in questa fase, in questa seconda fase di partita. Sicuramente il tecnico ci ha parlato sopra e vedremo qualcosa di diverso, direi, però le difficoltà in attacco sono state evidenti, no? Appena 33 punti segnati, ma azioni non sempre facili e semplici da chiudere. Cosa ne pensi? Beh, anche diciamo anche i 38 punti segnati da Ancona sono un sintomo per l'Aurora, perché abbiamo visto come Iesi sia stata molto brava nella sconfitta a tenere a 67 punti una formazione che anche ieri ha sfiorato, se non superato addirittura, quota 90 come 100. È chiaro che nel momento in cui Iesi stringe ancora di più le maglie in difesa trova canestri più facili in attacco, più transizioni, più contropiedi. La chiave un po' sarà in questo discorso e in queste disattenzioni con Gueye che ancora gioca sulla linea di passaggio. Più 7 Ancona è quasi il massimo vantaggio, perché Ancona è stata anche sul più 9, però è la terza disattenzione di questo tipo che viene commessa dall'Aurora e non è un caso che poi 7 punti siano anche 3 possessi. Riparte Ferri per la Luciano Mosconi Ancona, la brutta Aurora deve fare qualcosa di diverso per cercare di rimanere in partita. Intanto Centanni, poi Gueye e attenzione la conclusione frontale che non va, poi palla scagliata fuori da Gueye. In questo caso più che altro lasciare Gueye solo è stato un errore. Casagrande, terzo fallo inevitabile sulla palla che era arrivata sotto canestro a Quaglia. Ci sarà quindi una semplice rimessa e non certi tiri liberi, però certo è che si rinnovano, si moltiplicano le disattenzioni dell'Aurora sia in attacco che in difesa e non è certamente questa la maniera giusta. Attenzione, intanto troppa libertà per Centanni e c'è time out perché Iesi tocca il meno 10, situazione preoccupante. Dunque nuovo massimo vantaggio, questa volta in doppia cifra per la Luciano Mosconi Ancona, 10 punti con appena 1 minuto e 50 trascorso nel corso di questo terzo periodo. Palla affidata a Bottioni e Iesi può ripartire. Tante cose da migliorare e da perfezionare, direi che anche nel canestro, vedete qui c'è un fallo di Gueye, ma se n'è andato a cercare, protesta, ma sinceramente il fallo ci sta tutto, terzo fallo per lui. Questa è una fortuna per Iesi perché Gueye ha recuperato diversi palloni, ha fatto veramente male
all'Aurora sino a questo momento. Raiola lo consola, però direi che era inevitabile l'intervento degli arbitri in questa occasione, che vi ricordo sono Bernassola di Palestrina e Marcelli di Roma. Intanto Iesi deve ricostruire questa partita e soprattutto rigenerare il morale. Tanto fallo commesso da Centanni, anche questo è un fallo un po' gratuito, diciamo, secondo fallo di squadra in questo terzo quarto da parte di Ancona, però diciamo che ancora prosegue il digiuno di Iesi, che non riesce ancora a segnare punti in questo terzo quarto. Vediamo cosa fa ora Migliori, l'errore di Migliori, e questa volta il tiro era stato costruito abbastanza bene, ma è mancata la forza nelle gambe di Migliori. La partita continua ad essere difficile, forse si fa ancora più complicata. Sì, perché poi di questo digiuno di Iesi non è nemmeno in questo quarto, ma dura da diversi minuti, considerando anche la seconda frazione. Qui un'ottima difesa di Giampieri, speriamo che possa essere il là per una buona, insomma, per ritrovare linfa anche in attacco. Primo fallo di Ferri, speso ancora su Giampieri, che subisce il quarto fallo della sua partita. Terzo di squadra di Ancona, tre falli in neanche due minuti. Giampieri prova a togliere il tappo dal canestro, poi un rimpallo favorisce l'Aurora con il pallone che tocca prima la mano di Timperi, poi quella di Migliori, alla fine la gamba di Timperi. Altra azione d'attacco per Iesi, vediamo se può essere quella buona per trovare finalmente il canestro. Migliori attacca, si va a infrangere contro l'aiuto di Ferri, anche troppa voglia di risolvere le partite da soli, e ancora una volta va a bersaglio. Terzo fallo di Gueye, dicevi Giancarlo, buon per Iesi, però sappiamo bene che è entrato un signore che è diventato il miglior realizzatore insieme a Centanni. Migliori poi Bottioni, non c'è spazio, cerca di mettere velocità e ritmo, palla sul mezzo angolo per Lovisotto, non va, e nulla da dire, 0 su 4 però per Lovisotto sinora questa sera. Brutta serata, ma ancora attenzione, tiro troppo facile, fortunatamente Rinaldi non lo mette, e riparte Bottioni, cerca di andare in velocità, non trova spazio, Lovisotto, poi ancora Bottioni, questa volta crea un po' di spazio e poi va a sfondare. Buona azione difensiva di Ferri, fallo di Bottioni e terzo fallo anche per lui. Ora è il momento di Miscevic, vediamo, ed anche di Magrini, vediamo al posto di chi, quindi doppio cambio, Bottioni e Lovisotto. Bottioni e Lovisotto per Iesi, e si riprenderà con una rimessa in favore della formazione ospite. 12 punti di vantaggio, e direi che sino a questo momento la Luciano Mosconi sta giocando la partita che probabilmente avrebbe voluto fare, sta sin qui meritando il vantaggio, al di là che nel basket vantaggi di questo genere possono essere dilapidati anche velocemente, ma direi che sino a questo momento le cose migliori le ha fatte la formazione di Raiola. Evidentemente è riuscito subito a entrare nel cuore dei problemi della formazione. Ora attenzione, subito un'altra conclusione, buon per Iesi, l'errore al tiro da tre. Forse questo è l'unico errore che sta facendo Ancona, ossia tirare, affidarsi troppo al tiro da tre punti, che in parte ha pagato, ma come in questa circostanza, essendosi creato un mismatch, Guaglia forse poteva rollare dentro. Dall'altra parte ci pensa Franco Migliori, toglie questo tappo e schioda da quota 33 l'Aurora. Veramente una cifra che stava diventando un incubo, 7 punti della partita di Franco Migliori. Dall'altra parte uscita di Centanni, troppo 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 spazio sul ricciolo, 14 punti per il playmaker cresciuto nelle giovanili della Stamura prima di passare e diventare campione d'Italia con la Menzana Siena nelle sue avventure giovanili. Dall'altra parte altro gran bel gioco a due, questo deve fare Iesi. Miscevic sale a quota 8, tutti i canestri di Miscevic trovati con tiri aperti, costruiti e mandati a bersaglio. In
Intanto palla sotto per il semigancio, l'errore però da parte di Quaglia, un'occasione sciupata perché aveva tutta la libertà per trovare una conclusione, non diciamo comoda ma comunque efficace. Intanto Magrini sull'angolo chiede palla, ma la palla è da tutt'altra parte. Migliori, forse sarà lui ad andare alla conclusione, anzi sotto per Micevic che non riesce a difendere bene la posizione. Dall'altra parte non c'è spazio per il contropiede, ma ancora palla in mano al Luciano Mosconi. Ferri rischia di perdere palla, poi fuori, attenzione per la tripla, non va neanche questa. Rinaldi probabilmente ancora non è andato neanche a referto, ma diciamo che questa forse è una delle cose, forse la cosa più eclatante che è mancata sino a questo momento ad Ancona, che però ha 10 punti di vantaggio, quindi il tabellone comunque parla chiaro sino a questo momento. Intanto Magrini, troppi palleggi, ora sceglie di andare sotto e non trova il canestro, ma c'è fallo probabilmente commesso dalla difesa. È così, fallo sull'azione di rimbalzo, lo ha commesso lo stesso Rinaldi, secondo fallo per lui nell'Aurora, anzi no scusate, nella Mosconi. Esce Quaglia ed entra Baldoni che era da tempo sul cubo del cambio. 4 falli di squadra Ancona, 2 Iesi, ma 10 punti di vantaggio per la formazione di Raiola, con Iesi palla in mano. Un quarto in cui si è segnato molto poco, 9 punti per Ancona, solo 4 per l'Aurora in 6 minuti. Vediamo se può essere questa l'occasione di mettere altri punti a referto. Altra palla persa di Migliori con un passaggio in una zona in cui il pallone non poteva passare, e allora Ancona che può continuare ad allungare. Tra l'altro Centani il palleggio a resto tiro, ma questo era un tiro difficile. A parte un paio di disattenzioni, gran partita in difesa comunque di Fabio Giampieri, sempre sulle tracce di Simone Centani. Migliori dall'angolo, rifiuta il tiro, palleggio a resto tiro sul close out di Rinaldi, altro canestro di Franco Migliori che si fa perdonare per la palla persa precedente. Tra l'altro il conteggio delle palle perse di Iesi che è salito fino a quota 12, di cui 4 proprio del gaucho argentino. Ferri dietro al blocco con troppo spazio, questo è troppo spazio. Ferri ha questo tiro, non è uno specialista ma sappiamo che può mettere questo tiro, non a caso con una sua tabellata Legnano l'anno scorso vinse il primo turno playout spedendo 100 in Serie B. Un giocatore che anche in questa stagione forse non ha ottenuto una percentuale adeguata al suo valore. Dall'altra parte Casagrande non trova il canestro, forse poteva starci anche un fischio, fatto sta che non arriva. Timperi già dall'altra parte, giro sul perno bellissimo, più 13 ancora. Ultimi 2 minuti e 50 di questo terzo quarto, una situazione veramente difficile per l'Aurora, 13 punti da recuperare che in un match con il punteggio così basso hanno un certo peso. E del resto direi che l'Aurora in certe occasioni si è fatta un pochettino male da sola. La formazione ospite ha giocato veramente una bella partita e quindi sta meritando il vantaggio sin qui ottenuto. Ora
Micevic stoppato da Baldoni, che è bravo a tenere le posizioni e non farsi spostare. Micevic aveva lavorato bene con il corpo, però non è riuscito a concludere. Intanto attenzione Ferri, il fallo commesso da Casagrande, ma qui non funziona nulla neanche in questa azione difensiva, e credo che il vantaggio è destinato a lievitare. Ora, a parte il quarto fallo di Casagrande, che probabilmente ha chiesto di rimanere in campo, Migliori esce e il Lunetta Ferri, meno 13, 2-20 al termine di questo terzo quarto, e direi che si sta facendo veramente molto difficile. Intanto il più 13, il più 14, scusate, da parte di Ferri, e un altro tentativo per lui. Assegna anche questo, ma la cosa non ci stupisce. 15 punti di vantaggio. E quello che mi preoccupa è che non vedo il furore agonistico nell'Aurora, perché ci può stare una serata in cui non tutto funziona, finalmente fischia non fallo, vabbè. Dico, ci può stare una serata in cui le cose non funzionano, ma se non vedi l'accanimento, la lotta su ogni pallone, si fa sempre più difficile. Io questo vorrei imputare all'Aurora di questa sera, non vedo quella cattiveria, virgolettiamo il termine, quella cattiveria agonistica che servirebbe in una partita in cui ci sono anche motivi d'orgoglio, no? Per i giocatori in campo, soprattutto per gli ex. Quindi ecco, io mi auguro che l'atteggiamento cambi, che l'Aurora metta un pochettino più di energia. Ma a questo punto le sorti del match dipendono solo dall'Aurora, ovviamente. Ancona sta meritando il vantaggio, nulla da dire. Più che altro servirebbe una scintilla che possa riaccendere Iesi, come è stato nella prima frazione, quando abbiamo visto dal meno 9 toccare addirittura il più 7. Qui c'è un fallo sul tiro da 3 che, diciamo, è stato più bravo Centanni a prenderselo che Magrini a commetterlo. Contatto davvero accentuato, andrà in lunetta un tiratore di liberi eccellente come Simone Centanni. Centanni peraltro, insieme a Timperi, miglior realizzatore dell'incontro, a quota 14 marcature personali. Iesi che con questo fallo esaurisce il bonus, mentre da tempo Ancona era arrivata a toccare le 4 penalità. Assegno il primo con un po' di fortuna di Simone Centanni, 55-41, 15 punti per giocatore in maglia numero 6, che diventano 16 e il vantaggio torna sulle 15 lunghezze, con un ultimo tentativo per la guardia anconetana di riscrivere il massimo vantaggio. Così è, 57-41, con Ancona che scrive 19-8 in questo parziale. Magrini prova ad attaccare, serve bene Bottioni, arriva un colpo da parte di Baldoni, si andrà ancora in lunetta, quarto fallo anche di Baldoni, torna immediatamente Quaglia in campo. Qualche protesta da parte anconetana, ma di fatto è stato fatto un body check al contrario che ha fatto finire per le terre il numero 6 aurorino. Altri due tiri liberi, buon per Iesi che può rosicchiare altri due punti a cronometro fermo, quando manca 1 minuto e 40 circa alla fine di questa terza frazione. No, il fallo c'era, nulla da dire, poi Iesi ovviamente purtroppo non ne approfitta. Direi che qualcosa in più da ridire c'era sul precedente fallo di Magrini, su quel contatto ipotetico forse con Centanni, ma gli arbitri hanno fischiato. A questo punto le proteste non servono, bisogna rimboccarsi le maniche e cercare di recuperare una partita che Iesi si sta vedendo sfuggire di mano, perché sono 15 punti da recuperare con un quarto, poco più. Ora un pochettino, qualche imbarazzo in questo attacco, poi Centanni da oltre 7 metri e poco ci manca che non mette anche questo. Intanto Iesi con un po' di pazienza, Bottioni fuori per Micevic, tiro piazzato di Micevic, non va, lotta Casagrande, ma alla fine esce fuori Gueye, e direi che neanche in questa occasione Iesi riesce a cambiare l'inerzia della partita. Ancona in tutta tranquillità sta controllando, ora un'altra iniziativa, ma vedete come si scopre sempre la difesa
sull'arco, ci sono sempre giocatori pronti, intanto Ferri, ma un palleggio certamente non proprio ortodosso, l'errore di Ferri, rimbalzo di Casagrande, Maiesi non riesce ancora a reagire. Come ho detto, servirebbe sicuramente un po' di determinazione in più. Una squadra senza energia questa sera, inspiegabilmente, perché c'erano tutti i presupposti comunque per cercare di tornare alla vittoria dopo tutto questo tempo. Qui c'era un fallo che nessuno fischia. Bottioni protesta, ma non serve protestare, ma c'erano comunque gli estremi per un fallo. 11 secondi e sono l'attacco di Gueye, però anche in questa occasione lo lasciano fare e quindi ora il tiro della disperazione di Magrini, non va neanche questo. 44-59, si fa davvero difficile per l'Aurora, appena 10 minuti per cercare di rimediare. Ultimo quarto qui a Lubi, BPA Sports Center di Jesi. Il tabellone riporta un inesorabile meno 15 che sarà difficile recuperare se non cambia radicalmente l'atteggiamento. Tu prima parlavi di una scintilla che purtroppo non, Jesi non riesce ad accendere. Io non vedo quel furore agonistico che servirebbe per cercare di ribaltare una partita che ancora ha avuto la sapienza di costruire mattone dopo mattone. Ora Gueye, l'errore di Gueye, riparte velocissimo Magrini, poi e qui c'era il fallo di Gueye e non lo fischiano, c'era un fallo di Gueye che sarebbe stato sicuramente un qualcosa di estremamente pesante per la formazione ospite. Intanto il tentativo di Magrini, tiro corto anche per lui, brutta serata, e direi che non è questo il modo giusto per ribaltare la partita. Restano poche speranze, noi ovviamente siamo sempre affezionati a questa squadra e tanto è l'amore per il basket che ben sappiamo che tutto può ancora accadere. Intanto molto può dipendere anche da questo contropiede che Casagrande riesce a chiudere. Jesi che corre, Jesi che ritrova il canestro, questa può essere l'unica strada per ricostruire una partita che al momento non è definitivamente chiusa, ma è in mano ad Ancona. In qualche modo con la difesa Jesi sta provando anche in questa azione, negato il tiro più volte, poi Gueye tira fuori il cilindro dal cappello con Magrini che può soltanto guardare il pallone che entra. Nuovo più 16, Gueye arriva a quota 15. Intanto proprio i due continuano a litigare, non si intendono. Bottioni va a prendersi un fallo, altro cambio in casa Aurora, esce ancora una volta Magrini, stasera a parte
per la tripla iniziale e la conclusione su finire il terzo quarto che cercata, va dato merito per gli 8 assist per i compagni, però in attacco rispetto alla produzione anche dell'ultima partita di 100 è stato uno di quegli uomini che in termini di punti è mancato all'Aurora. Tanto Bottioni manda a bersaglio il primo tiro libero, sale a quota 4, altro tentativo a disposizione per risalire a meno 14, così è 8 minuti e 16, 62 a 48 per la Luciana Mosconi, che fino a questo momento ha fatto veramente la partita che doveva fare. Sì, molta lucidità, molta voglia di vincerla, perché ora vediamo fallo, mamma mia, fallo di Giampieri. Altro fallo costruito da Gueglie, direi. Secondo fallo Giampieri. E la rimessa in zona di attacco per la Luciano Mosconi, la effettua Timperi. Poi palla affidata a Ferri, quindi ancora Gueglie, tiro da tre di Gueglie, mamma mia, non tocca neanche l'anello. È una forzatura, adesso vabbè i fischi non ci stanno perché fondamentalmente non è quello che serve, più che altro serve l'incitamento alla squadra. Vedete, anche questa occasione Iesi ha rischiato di perdere palla. Ora Giampieri, quindi Bottioni, meno 14, ancora Bottioni, passano i secondi, bisogna ora andare ad attaccare il ferro. Bottioni con tanta fatica ma tanta voglia di segnare riporta Iesi sul meno 12, 7 minuti e 30 al termine, 50 a 62 il punteggio, ma ancora palla in mano al Luciano Mosconi e intanto fallo in attacco. Un fallo in attacco, vediamo. Blocco in movimento. Ah no, fischiato Usman Gueye, quindi non sul blocco in movimento di Quaglia, quanto più sulla sbracciata di Gueye uscendo. Una sbracciata che c'era stata anche prima e che era stata abbonata dagli arbitri, fischiando il fallo personale a Fabio Giampieri. In questo caso, sbracciata molto più evidente, giusto fischiare la quarta penalità all'ex Iesi. Beh, c'era stato peraltro un fallo difensivo nella precedente azione di Guay, era stato comunque perdonato. Ora palla sotto per Casagrande, Giampieri da tre, la tripla Giampieri, e Iesi si porta sul meno 9, ancora è lunga, 7 minuti e 7 al termine, e Iesi si riaffaccia alla partita. Squadre di nuovo in campo, 7 minuti e 7 secondi al termine del match. Prende un pochettino di fiato anche il pubblico, lo dicevamo prima, forse servirebbe un po' di incitamento in più perché non è ancora finita e la squadra indubbiamente sente il calore del pubblico. Intanto riparte la formazione ospite con Ferri, poi Timperi. Quindi palla su Centanni, cerca Giampieri di limitarlo e in effetti ci riesce. Poi ancora però palla sotto per... E qui c'era forse l'infrazione di passi, però scadono i 24 secondi. Ma sinceramente ho avuto la netta impressione che ci fosse stata l'infrazione di passi. E intanto Quaglia torna in panchina e viene sostituito da Baldoni, gravato però da quattro falli,
una carta che Raiola si è giocato forse un pochettino in anticipo, ma ovviamente sono sue scelte, non possiamo stare a sindacare. Quarto fallo Baldoni, che ha peraltro reso la vita difficile a Micevic, dobbiamo dire, perché tutti i canestri che ha trovato Micevic sono stati il frutto di prodezze proprio costruite da lui. Intanto Bottioni, Micevic, tiro frontale, l'errore di Micevic, peccato. Riparte la formazione ospite, ancora con Ferri, 9 punti di vantaggio. E questo è il momento in cui Iesi deve cercare di riaprire definitivamente il match, ma attenzione, troppa libertà per Cent'anni. E Iesi, come detto, si fa del male da solo in più di un'occasione. Bravo anche Cent'anni a capire come nella precedente azione gli sia stata chiusa la mano destra, in questo caso prova a giocare dall'altra parte, di là riaumenta l'aggressività Raiola e Ancona costringe Iesi a un'altra palla persa, la numero 13 della partita per la formazione di coach Ghizzinardi. 64-53. Bravo Raiola a chiamare time out nel momento in cui c'era da arginare il tentativo di rimonta di Iesi. Adesso l'Aurora deve ricostruire, riconquistando un pallone. Arriva però il fallo di Giampieri, terzo fallo, secondo di squadra per l'Aurora Basket. E Ghizzinardi che si gioca la carta Lovisotto, alzando molto di chili e centimetri il quintetto, con Lovisotto che si va a prendere cura di Niccolò Rinaldi e Micevic invece mandato sulle tracce di Lorenzo Baldoni. Ancora con l'uscita per Cent'anni, palleggio, arresto e tiro dietro il blocco, c'è l'errore, rimbalzo di Lovisotto, il primo rimbalzo della partita del numero 21 in maglia arancione. Iesi ha un altro possesso, se non è quello decisivo o comunque che può dare ancora speranza all'Aurora, poco ci manca. Arriva un'altra palla persa, quasi recuperata da Micevic, si lotta, alla fine la conquista Rinaldi, poi ancora Marco Micevic prova ad andare fino in fondo, c'è l'errore, ancora il rimbalzo, altro errore, ancora Micevic con un contatto, altro rimbalzo, gli arbitri non fischiano più, tre contatti che potevano essere ravvisati dagli arbitri, nulla di fatto quando siamo entrati nella seconda metà dell'ultimo quarto. Beh, direi brava Ancona a sfruttare la fisicità e il fisico, ma arbitri in questa occasione spettatori non paganti. Tre contatti su Micevic, poi vabbè Micevic ci è andato un po' sbilanciato, ma sinceramente su tre contatti non fischiano, e adesso gli fischiano fallo probabilmente, anzi no, fallo fischiato alla difesa, ma secondo fallo Timperi, ma sta di fatto che sono ancora tanti punti da recuperare, 11. Lovisotto e lascia il posto a Magrini, direi che l'esperimento Lovisotto non è funzionato, una brutta serata per lui, richiamato subito in panchina per questi ultimi 4 minuti e 24. Riparte Iesi con Bottioni, palla che però rimane molto ferma, molto statica in angolo, poi Magrini, il fallo, fallo della difesa, Magrini tenta di mandare la palla a canestro, è impresa praticamente impossibile, e ci saranno però due tiri liberi, terzo fallo Timperi, due tiri liberi per Magrini, 4 minuti e 15 secondi alla fine. Iesi può farcela solo aumentando l'intensità, solo sfruttando le doti fisiche che comunque ha, perché ancora l'ha fatto molto bene, ha sfruttato appieno la sua fisicità, una difesa sempre molto robusta, molto dura, come da regolamento, perché non ci sono state disattenzioni gravi da parte degli arbitri, a parte l'ultima azione di Micevic. E poi Iesi continua anche a trovare percentuali pessime dalla lunetta, e a questo punto direi che si avvicina lo spettro di una
ennesima sconfitta, che sarebbe la quarta consecutiva. Ora recupera palla Giampieri, qui Gueye ha commesso una grave disattenzione, Migliori poteva tirare, preferisce passar palla e poi va a commettere fallo in attacco. E Gueye si va anche a protestare con gli arbitri, lui che ha utilizzato il gomito sin dal primo secondo dovrebbe essere contento di aver costretto al fallo Migliori e aver riconquistato palla. Non capiamo il motivo di queste proteste, perché diciamo che tra tutti è quello che ha utilizzato maggiormente il fisico e ha fatto bene, perché fino a questo momento i fatti gli danno ragione. 10 punti da recuperare, 4 minuti e 6 secondi, non è ancora finita, ma diciamo che ci siamo molto vicini. Io credo che i prossimi 3-4 possessi siano quelli della verità, da una parte o dall'altra. Servirà a Iesi trovare due difese e magari due canestri, anche non dalla lunghissima distanza. Questo primo possesso sorride all'Aurora con un altro tiro sbagliato da Rinaldi, nuova azione d'attacco che andrà gestita da Iesi, anche se negli ultimi minuti l'Aurora ha fatto troppa fatica. Anche questo tiro di Migliori contro Rinaldi è un tiro che Franco probabilmente doveva prendersi prima, tirando immediatamente da tre punti. Siamo in un momento di rimonta e giustamente ora Raiola e Ferri predicano tanta calma. Dall'altra parte Cent'anni spara la tripla, poteva chiudere il match, bravo Micevic che recupera il pallone, già dall'altra parte Magrini arresta il tiro da tre punti, forse con un contatto, c'è l'errore. Anche qui fischio molto dubbio, se prima è stato fischiato il fallo a Cent'anni forse una concessione a Iesi qui poteva essere fatta. Fatto sta, nulla di fatto, Baldoni con la tripla, ancora un errore, arriva Magrini a rimbalzo da terra, bravissimo Magrini, Migliori arresta il tiro da tre punti, altro errore, ancora rimbalzo di Migliori, altro errore, ancora altra lotta a rimbalzo. Ancona ne esce vincitrice anche da questo duello. Eh sì, diciamo che è un segnale purtroppo negativo per Iesi. Tanto affanno nell'andare a chiudere questo attacco e alla fine ha avuto ragione Ancona. Intanto Baldoni va a recuperare questo rimbalzo e direi che a 2 minuti e 5 secondi dal termine i giochi sono quasi fatti, anche se rimane sempre quel lumicino di speranza. Ma ora 3 secondi per questa azione offensiva, Gueye va a sbagliare, poi Giampieri solo dall'altra parte va a canestro, c'è subito time out per richiesto da Ancona sul più 8, 1.52 al termine. Un minuto e 52 alla sirena, 8 punti da recuperare, allora un po' di pressione su questa rimessa, 8 punti sono tanti, un minuto e 52 un tempo che potrebbe utilizzare, poi però vedete con quale facilità Ancona riesce a superare la metà campo. Bottioni va a commettere fallo, non lo fischiano, gli arbitri lasciano correre, Iesi voleva in qualche maniera anche andare a commettere il suo quarto fallo di squadra per esaurire il bonus. Cent'anni, Ferri proprio quasi allo scadere di 24, ma vedete
tutti. Ora fallo di Magrini, il fallo che voleva commettere Iesi per esaurire il bonus, ma un'altra disattenzione da parte dell'Aurora. Chizzinardi a questo punto non sa più che pesci pigliare, 1.25 al termine, ora quantomeno esaurito il bonus, c'è la possibilità, se necessario, di fermare il cronometro e mandare un netto agli avversari, ma cambia poco perché 8 punti sono sempre 8 punti, no? Sei d'accordo? Sono sempre 8 punti, Iesi ci sta provando comunque a cercare di riaprire una flebile fiammella, Cent'anni, una conclusione completamente fuori equilibrio, il punto esclamativo e il canestro che di fatto chiude la partita, 21 punti per Cent'anni, a mani basse MVP dell'incontro, Gueye va a spendere il fallo, è il quinto della sua partita, Casagrande andrà in lunetta, molto arrabbiato coach Raiola, rimanda sul parquet Nicolò Rinaldi, uno dei protagonisti di questa partita con almeno 3 o 4 giocate assolutamente decisive nell'economia del risultato che sta maturando qui all'Ubibanca Sports Center. Casagrande manda a bersaglio il primo tiro libero, ne avrà un altro a disposizione, potrebbe essere il secondo giocatore aurorino andare in doppia cifra, così è, 10 punti per il capitano Iesino, meno 8, Iesi che prova ancora ad allungare la difesa ma il pressing viene battuto molto agevolmente, Iesi che prova ancora a difendere, 8 secondi per andare al tiro per Ancona, 45 al termine dell'azione, Ferri completamente libero, sbaglia, tiro da 3 punti, Giampieri può andare con l'arresto tiro da 3 in transizione, preferisce servire Magrini, va fino in fondo, altro errore e qui calano i titoli di coda con Ancona che spugna Iesi. Ma lì addirittura Magrini un po' non si è avveduto, c'era Bottioni appostato a un metro dal canestro, ha preferito andare a concludere lui e non era una conclusione facile con le braccia di Baldoni sopra, ma è solo uno dei tanti errori commessi dall'Aurora. A questo punto non serve mettere la croce sulle spalle di nessuno, semmai dobbiamo sottolineare la bella prova della Luciana Mosconi Ancona che dopo questa serata sicuramente tornerà a casa con entusiasmo e soprattutto questo poi è un segnale anche per le altre avversarie, quelle che navigano nella parte bassa della classifica, e da stasera ci navigherà anche l'Aurora, è una Luciana Mosconi estremamente viva che sicuramente si giocherà tutte le carte a disposizione per ottenere la salvezza. Ora tentativo da 3 di Giacchè, non va neanche questo, ma a questo punto partita finita e c'è anche quel meno 10 che va anche perfino a complicare un eventuale scontro diretto, ma a questo punto la cosa più grave è che i 2 punti vanno alla squadra avversaria, è finita, rinunciano forse all'ultimo attacco e in effetti ecco, no, Ferri va all'ultima conclusione, non va, finisce qui 58 a 68, vittoria meritata direi della Luciano Mosconi Ancona, e dobbiamo chiudere Carlo con la frase che non avremmo mai voluto dire: ora comincia un secondo campionato per l'Aurora, un campionato nel quale si deve necessariamente guardare alla salvezza, per qualche tempo direi di non parlare più di playoff, bisogna avere l'onestà intellettuale ma anche secondo me l'equilibrio di cominciare a guardarsi alle spalle, sei d'accordo? Io Giancarlo dico che basta una vittoria per risollevare il morale, perché questa sera anche la tenuta più che altro si è visto un po' di sconforto, che è quello che forse non si dovrebbe vedere, perché questa squadra ha meritato di valere e è consapevole di valere, per cui con una classifica così corta bisogna stare attenti a tutto, però io credo che basterà quella scintilla che cercavamo in questa partita per provare a ricominciare e risalire. Il campionato è ancora molto lungo, in fondo è solo un terzo, tempo c'è, bisogna soltanto iniziare a svoltare subito. Però sono 4 le sconfitte consecutive, bisogna comunque fare qualcosa e soprattutto
cominciare anche a dimostrare quelle potenzialità che l'Aurora ha, ma che non riesce ancora, partita dopo partita, ad esprimere. Tutto dall'UBBPA Sport Center di Jesi. Vi saluto Giancarlo Esposto e Carlo Maria Audino. Appuntamento alle prossime partite interne dell'Aurora Basket.